Parliamo di scout e prima diciamo in Valtrompia. In Valtrompia com'è la situazione dei gruppi scout? Ci sono attualmente tre gruppi scout, uno a Gardone Valtrompia, uno a Lumezzane, l'altro qui e sostanzialmente coprono l'interezza del territorio della valle. Mentre i ragazzi invece numericamente ci sono? E I ragazzi sono sempre di più, ogni gruppo ha delle lunghissime liste d'attesa perché le richieste sono molte, molte, molte e noi riusciamo a soddisfarne soltanto una parte. E a Villa Carcina che si fa? Cosa fanno quando vi trovate? Come siete? Che attività svolgete? A Villa Carcina, come altrove, la proposta è articolata in tre archi d'età sostanzialmente, ciascuno dei quali riceve un input che consono a quello che è il suo procedere ordinario. I bambini 8-11 anni hanno un'attività imperniata sul gioco, quindi sostanzialmente imparano a relazionarsi tra di loro a partire da un'attività di gioco. I ragazzi, gli esploratori e le guide che hanno dai 12 ai 16 anni hanno un'attività imperniata sull'avventura quindi sono divisi in quello che una volta potevamo ricordarci essere le bande quelle che facevano i casottini okay? ecco da noi sono un momentino più strutturate hanno delle, delle tende, delle, dei materiali che gestiscono in proprio si fanno da mangiare, cose di questo tipo qui e vivono ciò che è più classicamente identificabile come un'attività scout campeggi, vita nel bosco e cose di questo tipo qua i più grandi, 17-21 anni, il clan eh, ha una proposta che è molto più tagliata sul sociale e sulla, ehm, sv sullo sviluppo di determinate argomentazioni eh, di ordine eh, politico, eh, hanno dei servizi personali annuali nelle diverse realtà eh, della valle, eh, come potrebbero essere il centro eh, per, residenziale per disabili Firmo Tommaso che è qui accanto, ma molte, molte, molte altre realtà. E evidentemente compatibilmente con quello che il Covid oggi ci ha lasciato fare, perché evidentemente è stata dura già tenere aperto in determinati frangenti. Però sostanzialmente ci si avvicina man mano all'uomo della partenza, il momento, si chiama partenza il momento conclusivo della proposta scout, e quindi all'uomo che si avvia a entrare a pieno titolo in quella che è la realtà sociale del tessuto umano dei nostri paesi. Una citazione all'organigramma del gruppo. Allora, il gruppo è retto da una comunità capi eh, che è di circa 30 persone. Eh, io sono il capogruppo per elezione e eh, ciascuno, eh, cioè diversi eh, eh, membri di questa comunità capi ricevono un mandato eh, per comporre degli staff che si occupano direttamente delle unità dei ragazzi. In questo momento abbiamo eh, 5 unità. Eh, due branchi di bambini dagli 8 agli eh, 11 anni, dicevamo che sono 60 bambini in tutto, abbiamo eh, due eh, reparti di esploratori eh, che sono una quarantina e poi abbiamo un clan di 22 persone. Eh, la comunità capi esprime eh, il mandato per le persone che si occuperanno direttamente di ciascuna di queste eh, realtà e si interfacerà con loro e la comunità capi eh, ne conserva la responsabilità educativa per quanto riguarda l'interfaccia con i genitori, le famiglie, eccetera, eccetera, in relazione ai quali è tenuta la proposta eh, a disposizione. E eh, la comunità Capi cura anche tutto quello che è la dimensione relazionale con eh, le amministrazioni comunali, con eh, gli enti parrocchiali e con eh, la diocesi e gli altri organismi eh, del territorio sostanzialmente. Eh, se eh, ci sono i ragazzi, se ci sono i giovani con voi, evidentemente ci sono anche le famiglie di questi ragazzi e di questi giovani, c'è la comunità lo locale in particolare, e qual è comunque il rapporto del gruppo Scout con la realtà di Villa Carcina? È un rapporto essenziale, nel senso che effettivamente le famiglie sono i nostri interlocutori, eh, Nell'ambito proprio di un percorso educativo che è molto eh, strutturato e viene da molto lontano, perché i 100 anni sono, dello scautismo sono stati celebrati nel 2007, eh, a, a, a rivolte alle famiglie ci sono delle, ehm, delle iniziative eh, che di solito coincidono con l'inizio dell'attività che coinvolgono persone che abbiano delle esperienze e possano portare delle testimonianze per quello che riguarda l'aspetto educativo a cui le famiglie sono sostanzialmente preposte nel momento in cui hanno la necessità di far crescere dei ragazzi. Quindi si può trovare un contributo per quanto riguarda la formazione del carattere, portato da persone che evidentemente abbiano delle esperienze, dicevamo, piuttosto che addirittura invece fattive eh, educativa di strada o cose di questo tipo qui ehm, sulla trasgressività su tutto quanto eh, grosso modo può eh, essere afferente all'ambito in cui eh, i genitori si trovano a, avere, eh, a doversi cimentare con dei ragazzi che affrontano la vita insomma. Naturalmente ci sono sempre dei costi da sostenere, avete una bella sede, dovete mantenere la sede, dovete mantenere il posto dove siete, dovete mantenere eccetera. Quindi ai ragazzi chiedete dei contributi per la partecipazione al gruppo? Essenzialmente le spese per la partecipazione al gruppo sono davvero minime, nel senso che riguardano principalmente l'equipaggiamento, quindi lo zaino, gli scarponi, primariamente cose di questo tipo qui. C'è un censimento annuale in ambito nazionale che riguarda primariamente un'assicurazione relativamente alle attività che facciamo e della stampa associativa suddivisa per arco d'età perché l'interesse dei ragazzi è evidentemente diverso. E poi per quanto riguarda le manutenzioni essenzialmente noi facciamo per le amministrazioni dei piccoli lavori che non facciamo direttamente come comunità capi, ma facciamo attraverso i ragazzi che ha una maggior valenza e a fronte di questi piccoli lavori abbiamo quello che ci serve per mantenere eh, le sedi e quindi praticamente eh, salvo che non esistano diciamo, eh, necessità di fare degli interventi più importanti che allora ricevono delle attenzioni di chi ha una maggior consapevolezza che si presta gratuitamente, eh, facciamo in questa maniera. Eh, evidentemente, non disdegnate l'aiuto e il sostegno di sponsor, eh, di aziende, di, di privati o di altro. Ma sì, però, noi in realtà non li abbiamo mai sollecitati: nel senso che non abbiamo mai avuto bisogno di sollecitarli. Nel momento in cui c'è stata la necessità, devo proprio dire che si sono fatti avanti eh, e eh, devo anche dire in forma anonima. Eh. C'è qui Gian Leone. Che casualmente abbiamo qui. Ma è proprio casualmente, intendo dire, nel senso che quando c'è stata la necessità non è servito mm, avanzare particolari richieste. Lui ha avuto notizia e, come altri, eh, io lo ringrazio ancora. Si è prestato nel momento in cui abbiamo sostituito questa sede, la prima qui che è la precedente risaliva al 1987 ed era stata realizzata con delle tecniche che non conoscevano il problema dell'amianto. Quindi quando abbiamo dovuto intervenire per fare le sostituzioni eh, istituzionalmente abbiamo dovuto affrontare dei costi e all'epoca c'è stata la necessità di avere un grosso supporto. Ecco. Un, agnale, un commento allora, Un commento, sappiamo benissimo l'attività degli scout specialmente in questi ultimi periodi dove il discorso lockdown ci ha tenuti un po' tutti chiusi in casa e alle riaperture anche se non è totale ma la riapertura c'è si è trovato praticamente una parte anche di, di ragazzi che hanno perso un attimino, permettetemi in tempo, nella tramontana. Perciò è eh, ancora un compito più difficile, quello del gruppo scout, di dover riserrare i ranghi, cercare di riconvolgere i ragazzi, anche perché come diceva prima Max eh, le attività sono di diverso tipo in base all'età. Eh, io facevo le bande, io facevo le guerre, ma queste guerre qua poi finivano sempre con un panino e mortadella magari preso così di sfuggita dal banchetto della nonna e si tornava di nuovo a fare gruppo, perciò questo qua penso che faccia crescere i nostri ragazzi a confrontarsi, fare le liti perché le liti fanno parte del percorso della vita, però il fatto poi di confrontarsi e condividere certe scelte anche magari con chi magari non le condivideva prima però nella, nel ragionamento, Crescono, crescono poi le opinioni dei ragazzi che sono quelle da tenere importanti, da quelle prendere in considerazione e noi dovremmo forse... Tornare indietro qualche passo con la nostra età e ricordarci quando eravamo ragazzi noi e tante volte non metterci sul loro livello, però capire tante volte qual è la loro condizione in quel momento lì dell'età, perché è lì noi che dobbiamo intervenire e cercare di indirizzarglieli facendo scegliere a loro la strada, perché se è una strada forzata viene presa con malavoglia, ma se è una strada condivisa penso che diventi più facile poi effettivamente un futuro. Sono i nostri uomini e sono le nostre donne che porteranno avanti la nostra società. Andiamo a conoscere una delle tante belle realtà sportive del comune di Villa Carcina, l'Associazione Sportiva Cailinese. Abbiamo con noi il presidente Gianpaolo Rossini e il consigliere Damiano Bolpani. Allora, presidente, eh, 55 anni di attività non sono pochi? Ah, sono tantissimi. Siamo stati anche fortunati che i, i nostri precedenti atleti sono riusciti a portarla avanti. Per un sacco di tempo con tante difficoltà che una società non dico poverissima come la nostra però una società che non ha grandi fondi non ha grandi mezzi eh, arrancava però siamo sempre riusciti a portare avanti un ottimo campionato pulendo anche sentieri perché la nostra palestra è la montagna noi parecchi di noi sono alpini perciò già amanti della montagna Protezione civile e antincendio, perché l'antincendio di Villa Carcina è partito con la maggior parte anche di atleti della Cailinese, perché la montagna è tutto, è il nostro, la nostra palestra, è il nostro sport, e lì noi siamo stati fortunati, perché anche l'amministrazione comunale ci ha sempre dato una mano, sia come pulitura dei sentieri, come, come attività, non ci ha mai ostacolato in nessun modo. E questo siamo felici e felicissimi che abbiamo avuto anche dei campioni nella nostra società. Tanto è vero che abbiamo annoverato un sacco di camp campionati italiani che ci invidiano parecchi. E siamo, siamo noti appunto anche per la nostra bravura. Ecco quanti i soci in questo momento e quanti gli atleti che partecipano alle varie gare, che sono gare di regolarità? Ecco, ecco, Innanzitutto è uno sport che può vincere chiunque. Non vince chi arriva per primo, ma chi. Il, al passo regolare al passo regolare anche se non è forte può riuscire a vincere mentre uno gare di corsa se non sei forte a correre non riuscirai mentre invece gli atleti che abbiamo siamo in 15 i vari tipi abbiamo anche dei ragazzi giovanissimi purtroppo un po pochi perché lo sport è molto sacrificante questo qua, molto pesante. Bisogna alzarsi alla mattina presto per arrivare sul luogo perché il primo concorrente parte alle 8 e bisogna essere lì, scrivere il cartellino, le medie eh, e prepararsi un po'. E, e dopo i, eh, i simpatizzanti una, una cinquantina. Siamo arrivati anche a 200, anni 60, anni 70 quando lo sport era il, primeggiava in parecchio. C'erano tante società perché prendevano tutto l'Alta Italia, l'Alta Italia. Adesso è rimasto solo la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. Però andiamo avanti. Damiano Volpagni, plurititolato, tantissime volte campione italiano. E in cosa consiste esattamente la vostra gara? Le vostre gare? Eh, consiste in avere un passo regolare. C'è chi è fortunato come nel mio caso, che già dalle prime gare. Insomma, ma che avevo abbastanza bene perché avevo proprio un passo regolare di natura, mentre qualcuno deve proprio costruirselo, continuare a provare e riprovare, magari su 500 metri provare il passo parecchie volte e, e vedere di, di tirar fuori una, poi una tabella, perché nel corso della gara, la gara è formata da 5 o 6 settori, dove c'è pianura, c'è salita, c'è discesa e il passo si comporta a seconda de, de, delle situazioni in maniera diversa, cioè, nel mio caso sono ancora più fortunato perché riesco a mantenere il passo sempre con la stessa lunghezza sia in salita che in discesa, mentre qualcuno logicamente in salita fa fatica e lo accorcia, perciò c'è bisogno di fare più tabelle. E... Ci sono gare singole e gare in coppia? Sì, ci sono gare individuali che possono arrivare sui 13 km e gare a coppie che arrivano fino ai 16 km. Presidente, siete appena riusciti a una gara, però c'è in programma anche qualche altra manifestazione da parte vostra, è organizzata da voi? Allora, noi ultimamente con l'associazione Il Ponte, che è un'associazione per disabili, tutti gli anni organizzavamo una piccola marcetta lì nel, nel parco Villa Gligenti, ma purtroppo col Covid. Hanno interrotto hanno interrotto tutto avevamo fatto anche un sentiero di 500 600 metri sentiero dei gli amici di, di, della Cailinese e sempre i disabili insieme a lui avevano tracciato il sentiero avevano, aveva, avevamo messo eh, il simbolo però adesso siamo siamo fermi abbiamo ricominciato quest'anno a fare le attività Ripeto, le gare sono state molto limitate appunto anche per vedere con la pandemia cosa può succedere. Difatti gli spogliatori non possiamo adoperarli. Un'ultima cosa Presidente, per richiamare un po' di giovani cosa bisogna fare? Il messaggio promozionale lo possiamo lanciare da qui? Sì, lo possiamo lanciare nel senso che allora, i giovani sicuramente magari il calcio, altri sport è più appetibile. C'è meno di alzarsi presto, eh, dopo è, è uno sport collettivo, mentre il nostro è più individuale. Perché... Dove bisogna rivolgersi? Allora, per rivolgersi eh, rivolgersi all'associazione AS Cailinese, ci troviamo sempre all'Oratorio di Cailina in ritrovo. Noi in comune abbiamo una sede, ma la sede è solo per, è per le, i trofei, perché ne abbiamo vinti talmente tanti, talmente tanti. Abbiamo tenuto solamente i ricordi storici dei trofei proprio perché una volta ci tenevano, c'erano anche dei trofei che costavano, coppe anche in argento, medaglie d'oro, c'era, però non potevamo tenere più tante cose e tutte le volte che dovevamo sloggiare per un motivo o per l'altro, buttavamo sempre via purtroppo dei ricordi e... che sarebbero da conservare. Eh, sarebbe... SD Il Gillo significa tante cose a Villa Carcina, significa tante attività. Con il responsabile Simone Guerzoni parliamo un po' appunto di queste attività che sono molteplici e diverse. Esattamente, noi presentiamo comunque tre grandi macro attività. diciamo La prima, che è qua dietro, che adesso abbiamo le ragazze che stanno, lo stanno facendo, è Ritmica, nella quale la, la responsabile Dai La Epis, poi abbiamo attività di danza, la quale è la, la, la responsabile Alessia Massari, e poi i corsi serali che noi proponiamo comunque agli adulti, di cui sono io responsabile, corsi serali che vanno da attività come Pilates, a Body Tonic o anche a, a Zumba. E meno male, ecco, questo è, le, è il quadro generale, diciamo, esatto. Tutta un'attività che fa capo al Presidente Andrea Zagni. Esatto, Andrea Zagni è il Presidente da questa associazione che ha inizio nel 91, bene o male come anno di fondazione, e che ad ora sta ancora proseguendo con comunque grande entusiasmo da parte di tutti, sia noi diciamo, organizzatori e referenti, ma anche da bambini, genitori e tutto quello che ci sta dietro da questa associazione. Dicevi prima che sei nato nel 91 e già <ride> insomma è proprio l'anno di nascita del Giglio. L'anno di nascita del Giglio è anche il mio, ma non solo, anche l'anno di nascita di Dalila ad esempio. Quindi ecco, noi siamo giovani ma... L'anello con... di congiunzione. Esatto, con, eh, con tanta speranza anche del futuro diciamo. Questi ragazzi, queste signore, anche perché ci sono le signore sì. che fanno, nel, fanno danza nella sera. Eh, sono naturalmente entusiasta e si appassionano. Tantissimo, diciamo che poi meno male come gruppo e numeri non sono pochi perché ricordo che tra artistica, cioè perdonami tra ritmica e danza, si parla anche comunque di numeri che vanno dai 80-90 iscritti per quanto riguarda anche i bambini. Ora abbiamo avuto anche anni con molti più iscritti, gli adulti siamo intorno ai 50. 50 magari inizio anno anche 60 iscritti, quindi diciamo che l'affluenza da parte del, del, um, dei cittadini c'è. Ecco. Siamo qui nella Tensostruttura del Mau Stadium, poi però svolgete attività anche da un'altra parte. Esatto, noi comunque le nostre attività le svolgiamo in questa Tensostruttura ma le svolgiamo anche presso la palestra di, la palestra di Villa e poi diciamo le le più tante attività presso la palestra di Cailina in via Trafileria Dalila prima mi ha parlato delle ragazze, delle bambine che si stanno esibendo appunto alle nostre spalle e eh, i nomi indicati sono quelli che hanno ottenuto ottimi risultati ai campionati, ai recenti campionati regionali, Giorgia Celentano Irene Papa, Rebecca Bognotti, Alice Boventi, Elisa Mini, Giulia Caluggia, Viola Poli. Insomma non ci si accontenta soltanto di praticare sport, no, esatto. ma si vince anche. Si vince anche e i risultati comunque eh, emergono perché comunque le ragazze hanno un sacrificio pomeridiano perché gli allenamenti non sono pochi. Sacrificio c'è, l'impegno anche e i risultati anche perché come ha appena detto esso sono anche emersi. Progetti per l'immediato? Progetti ad ora abbiamo veramente l'unico progetto che è andare avanti con tantissimo entusiasmo. Il risultato si ricerca ma si ricerca anche veramente tanta collaborazione e entusiasmo da parte di tutti gli iscritti e tanta voglia di andare avanti, anche perché arriviamo da un periodo che è il Covid che non è stato particolarmente d'aiuto, però comunque i numeri sono venuti, quindi vuol dire che l'entusiasmo non manca. Non manca. Centurioni Rugby e Promotica hanno infilato la quinta vittoria consecutiva di questo campionato di Serie A, siamo ormai alla chiusura, quasi alla chiusura, mancano due partite con il coach Ivano Bonacina, facciamo un primo bilancio di questa stagione, siamo al quinto posto, un quinto posto che può essere soddisfacente per il momento. Sì, diciamo che è un po' nelle nostre corde, è stata una stagione con... impegnativa dall'inizio perché dovevamo costruire un gruppo di giovani provenienti da diverse realtà, il Covid ha un po' penalizzato durante il periodo post natalizio e per cui quel mese di lavoro che avevamo programmato si è, diciamo, si è allungato e però adesso diciamo che siamo contenti. Mancano soltanto due partite, c'è ancora la possibilità di scalare qualche posizione? Ovviamente l'obiettivo nostro è di, far sempre, di andare in campo, non si va mai in campo per perdere, andiamo in campo per fare risultato, speriamo poi di, di concretizzarlo con l'impegno, però ci stiamo lavorando e è importante. La notizia però di queste settimane è che Ivano Bonacina lascerà il comando a un'altra persona, alla guida della squadra. Beh, per ovvi motivi di età. Eh, no, è un amico, io mi vedo nel club in un altro ruolo, che è un direttore sportivo, penso di mettere la mia esperienza a disposizione del club eh, con più efficacia, con più profondità, come allenatore ci sarà un ragazzo argentino, italo-argentino, che è Roberto Marchiori, che è un uomo di club, un uomo che lavorerà dentro il club in tutte le categorie trasversali ed è una figura di riferimento importante. Quindi eh, in questo momento stai svolgendo due lavori, quello del coach e quello del direttore sportivo perché qualche altra squadra e qualche altro giocatore lo stai osservando. Anche il marito però, sono tre i ruoli eh, che eh. faccio anche il marito. Eh, sì, stiamo vedendo un po' cosa c'è in giro perché dei ragazzi ci chiamano, noi contattiamo dei ragazzi, abbiamo già in mente di fare delle modifiche nella rosa che abbiamo avuto quest'anno, stiamo lavorando sul territorio, vediamo di, di portare a casa dei ragazzi interessanti. Per poter disputare un campionato di vertice quello prossimo? No, ancora prematuro. Sicuramente è lo step è di fare un passo avanti. Però parlare di vertice, viste le realtà che sono state quest'anno Custorino e Biella, sono molto distanti da noi e ci vorrà del tempo. Però bisogna iniziare a fare un percorso per arrivare. Step by step. Bravissimo. Con il General Manager Luca Rasa della Promotica Centurioni facciamo un po' il punto della situazione. Sono tante le novità. Il cambio ad esempio alla guida tecnica eh, con Bonacina che passa direttore eh, sportivo e con Marchiori che assumerà la guida della prima squadra a partire dal prossimo giugno. E poi soprattutto tante altre cose perché insomma, ne avete fatte veramente di iniziative quest'anno, c'è solo da sbizzarrirsi. Eh, sì, allora la scelta è chiaramente una scelta condivisa con Ivano, un percorso che è iniziato un anno e mezzo fa due con il suo arrivo, eh, Ivano è una figura sicuramente importante per il club di, di riferimento e abbiamo condiviso questa scelta eh, per diversi motivi, un po' perché lui sentiva questa esigenza di essere... Eh, più di aiuto diciamo a livello strutturale, noi avevamo la necessità chiaramente di avere una figura del suo spessore e quindi questa scelta condivisa assolutamente assieme fa solo orgogliosi e contenti i Centurioni di poter continuare un percorso con Ivano che ancora per due anni sarà con noi sicuramente e poi vedremo per il futuro insomma. ecco Siete impegnati con tantissime squadre, femminile, la Serie C poi soprattutto i ragazzi che sono un po' il fulcro del futuro. Sì sicuramente eh, il percorso fatto sette anni fa è scritto sta iniziando a dare i suoi risultati oggi il club vanta 400 tesserati dal più piccolino dei due anni e mezzo con i baby centurioni fino ad arrivare alla massima categoria ovviamente per la serie a e poi così scendendo alla serie C, settore femminile e lo spazio ai giovani che è quello sul quale noi ci teniamo tantissimo. Da lì le varie iniziative che abbiamo promosso quest'anno, nonostante una pandemia barra due di mezzo, siamo riusciti a portare a termine sicuramente un lavoro di consolidamento del lavoro sicuramente numerico e anche di qualità, perché comunque iniziamo ad avere un po' di qualità che esce da, dai nostri ragazzi che insomma è sempre un orgoglio per il territorio Valtrumprino riuscire ad esprimere qualche giocatore che magari la prossima stagione potrà vestire la maglia della serie A. dei centri Promotica. Le ultimissime progetto scuola, progetto disabili, il camp, insomma. Sì, allora, sì, tante cose. Eh, sì, tante cose. Sono stati tutti, sono progetti che erano lì preparati da, da qualche mese, poi chiaramente la pandemia ha rallentato eh, la naturale evoluzione di questi, di, questo, di questi progetti. e Poi chiaramente ci siamo trovati tutti a doverli far partire nel momento, tutti assieme. Sono progetti distinti, diversi, ma che comunque credo che siano un orgoglio per tutti, per il territorio non solo diciamo, dei centurioni, ma per anche il territorio vantrumpino e bresciano. Il progetto delle scuole è una necessità, noi avevamo un progetto scuola che era attivo, facevamo più di 2000 ore nelle scuole, chiaramente la pandemia ha condizionato questi interventi, ci siamo coordinati con l'Istituto Primo Levi tramite Enrico Duina, che è stato uno dei fautori di questo progetto, nell'iniziativa che ha accolto l'iniziativa e abbiamo invertito i ruoli. Abbiamo accolto qui i ragazzi invece che andare noi nelle scuole e devo essere sincero, c'è un discreto successo perché domenica ospiteremo per la partita 70 alunni che hanno chiesto espressamente. Di di venire a vedere la partita della prima squadra e credo che sia una soddisfazione per noi e per chi ha lavorato, Ivano e tutti i ragazzi che hanno portato il rugby, diciamo qui al MAV, con il progetto scuola. Perché, poi, invece, concerne il progetto eh, dei disabili, è un progetto che nasce da un'esigenza. Eh, di avere, un, di supportare queste figure, queste persone, questi ragazzi, e in collaborazione con il CVL è partita questa iniziativa del quale siamo molto, molto orgogliosi. La speranza è quella di riuscire, magari un domani, ad esprimere una squadra di rugby diciamo, disabili proprio qui dei Centurioni. Un'iniziativa di propedeutica e diciamo, motoria viene fatta il venerdì, sono due gruppi distinti di lavoro, prima i 6-7 anni e poi gli 11-13 e lavorano qui sul nostro impianto e questa è sicuramente una, una, una grossa soddisfazione. Diciamo. Poi c'è il consueto camp per i più giovani. Ecco, il consueto camp è sicuramente il primo anno di evoluzione totale, l'anno scorso l'abbiamo fatto un po' a ranghi ridotti perché dovevamo conoscere la struttura, dovevamo conoscere l'efficienza chiaramente anche del nostro ristorante per fare il servizio eh, diciamo, dei pasti. Quest'anno abbiamo allargato, non è un camp solo rugby, anzi ci tengo proprio a esprimere è un multicamp, è uno sper un camp dove ci saranno altre attività sportive, sono coinvolte alcune associazioni del territorio Valtrumplino, verrà fatto qui e si faranno sport, oltre che al rugby, anche altre attività. Eh, in, funzione proprio di continuare a fare sport e dare un servizio diverso diciamo, a tutta la comunità Valtrumplina, anche lì. Una società quindi in grande evoluzione, con, ben organizzata e che ha la, la possibilità di usufruire di un bellissimo centro come questo Mau Stadio. Ti ringrazio per i complimenti, fanno molto piacere, eh, non arriva eh, in un lavoro immediato, è un lavoro chiaramente di semina, di costruzione, di costruzione anche di rapporti con gli sponsor che grazie a Dio ci sostengono e ringrazio a nome di tutti, ovviamente di tutto il Consiglio del Presidente. Oggi siamo una società sì, discretamente organizzata e siamo contenti di poter appunto, esprimere quello che è diciamo, il nostro lavoro, il lavoro che c'è dietro le quinte, ma non solo, anche in campo. Abbiamo la fortuna eh, di poter lavorare su un impianto diciamo, che è di ultima tecnologia, e che all'occhio insomma <ride> può dare le diverse soddisfazioni e poi abbiamo tutta la parte ovviamente struttura dietro di palestre e impianti di fisioterapia e, insomma, e tutta la gente che lavora dietro che insomma eh, va ringraziata perché fa una, insomma, un lavoro davvero enorme. Per un totale di quante persone? Oggi siamo 438 persone all'attivo come diciamo eh, contribute. <ride> dove, dove, dove si dà un contributo per, per poter lavorare qui da noi. Sono 38 ad oggi. Diciamo le persone che lavorano qui a livello sportivo. Che dire? Good luck, buona fortuna per tutto. Grazie mille di tutti.